Buonasera. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere intervenuti così numerosi, un applauso, toglie sicuramente. Io mi chiamo Machadri Oscar, credo che la maggior parte di voi mi conoscono, vi abbiano già visto qua a teatro, faccio parte del CDA precedente come consigliere, e di conseguenza, essendo stato rinominato e credendo molto nel discorso culturale, credendo molto nel discorso del teatro, credendo molto nel lavoro, ho accettato la carica di presidente del Teatro Giuditta Pasta di Salorno. È un impegno importante, un impegno significativo, però è anche vero che per far funzionare il teatro bisogna lavorarci molto, bisogna lavorarci costantemente, tutti i giorni. All'interno del teatro abbiamo dei dipendenti molto bravi che si stanno dando parecchio da fare affinché le direttive che un po' il CDA vuole cercare di portare vengano portate a termine. Teatro come questo, nonostante le fatiche che tutti i teatri italiani in questo momento hanno, a differenza loro fortunatamente anche un pubblico che partecipa a quello che è la stagione teatrale. Però oltre a far partecipare il pubblico bisogna che la fondazione trovi anche il modo perché il teatro funzioni. Noi siamo certi, io particolarmente sono molto certo che questo teatro, e l'ho detto anche prima in un'intervista televisiva, col tempo, e sottolineo col tempo, abbia la forza di lavorare con le proprie gambe. Però per lavorare con le proprie gambe bisogna prima andare a sanare quello che è stato il passato, sul quale Non entro nel merito perché ormai è passato, adesso ci troviamo soltanto a sanare, quindi è inutile lamentarsi. Però per poter sanare bisogna anche andare oltre quello che sono gli spettacoli, oltre quello che sono gli spettatori, quindi la biglietteria, ma bisogna andare a cercare le fonti di contributo, quindi tramite bandi, tramite tutto quello che viene fornito dalla regione, tutto quello che viene fornito dalla comunità europea. E vi posso dire che in questo mese il nostro unico obiettivo, oltre a quello chiaramente di presentare questa serata, è quello ed è stato quello di lavorare esclusivamente sui bandi, quindi lasciando perdere tutto quello che è momentaneamente l'organizzazione, ma partecipare ai bandi perché lì hanno delle scadenze importanti. Però abbiamo e siamo certi di avere la fiducia che questi bandi poi arrivino a buon fine. La fondazione in 15 giorni ha partecipato ad un bando, ultimo bando della Regione Lombardia, in 15 giorni ha steso un progetto, gli uffici hanno steso un progetto e in 15 giorni è stato trasmesso in Regione Lombardia ed è già il loro protocollo. Da 3 settimane stanno costantemente lavorando su un progetto importante che è fatto dalla Fondazione Cariplo. È un progetto grosso, perché i progetti non servono solo ed esclusivamente a finanziare quelli che sono gli spettacoli. I progetti che vengono fatti dalla Regione e dalla Comunità Europea hanno dei fini ben precisi, che sono quelli del fare qualcosa di nuovo, di portare al teatro delle novità, che possano far sì che tutte le persone possano partecipare al teatro. Il teatro non è solo spettacolo, il teatro è cultura a 360 gradi. Il teatro, per come lo vedo io, è letteratura, è mostre, è tutto quanto serve per far funzionare una struttura. E su questo la fondazione, io come presidente e il nuovo CDA che poi andrò a presentarvi, vuole lavorare. Quindi
niente di più che questo, insomma, noi quello che possiamo garantirvi è sicuramente il lavoro che ci mettiamo costantemente, che ci mettiamo tutti i giorni e che abbia poi un fine logico, quello di tenere aperto il teatro, quello di fare spettacoli. Come ho detto prima, non saranno solo spettacoli, ma sarà anche altro, in modo che sia la città di Saronno, che ha sicuramente un pubblico molto attaccato a quello che è il teatro, ma c'è anche un pubblico limitrofe che è sempre molto attaccato alla città pasta di Saronno. Quindi noi dobbiamo cercare di lavorare a 360 gradi, perché è un teatro da 580 posti, non abbiamo l'ambizione che tutte le volte che facciamo uno spettacolo ci siano 580 persone, ma però vogliamo fare in modo che ogni spettacolo, per le peculiarità che ha lo spettacolo, sia sempre più pieno possibile. Non sarà solo teatro, non sarà solo cultura, non sarà solo mostre. Stiamo anche lavorando per dare un servizio importante, credo, per tutti voi, soprattutto i salonesi, ed è quello di darvi la possibilità di avere un bar che possa essere all'altezza della situazione. Vi posso dire, adesso in questo momento non vi posso già dire il nome, perché è una cosa che stiamo facendo in questi giorni, ma però vi posso dire che con molte probabilità il bar lo prenderà in gestione uno dei più importanti ristoranti e catering di Saronno, quindi un gestore di Saronno che crede obiettivamente, che crede molto nel teatro, che crede nella città di Saronno. Il nostro obiettivo sarà quello di aggiungere quindi qualità agli spettacoli, dando a tutti voi la possibilità di fermarsi al dopo spettacolo, oppure di fare degli happy hour prima, quindi dare proprio un servizio a 360 gradi. Questo è il nostro obiettivo, è l'obiettivo di questo CDA che si è prefisso. Io sono convinto al 100% che alla fine, ripeto, solamente con il lavoro queste cose si possono raggiungere. Tutto il resto, quanto è successo, quanto non è successo, chi ha fatto, chi non ha fatto, la colpa di questo, la colpa di quell'altro, obiettivamente non sono problemi miei. Noi abbiamo, io sono partito lo scorso anno con un obiettivo, scusate se mi dilungo un attimo, ma è giusto che debba essere fatto. L'anno scorso l'amministrazione ha chiamato tre persone di un CDA dandogli dei compiti molto ben precisi. Il mio è quello del compito di cercare di organizzare, perché faccio questo lavoro da parecchi anni e di conseguenza so bene quello che faccio. Altri avevano altri compiti che hanno fatto egregiamente, sicuramente non, nulla si può eccepire sul compito che dovevano svolgere. Però un teatro con una fondazione ed un CDA, per quanto mi riguarda, ognuno deve avere il proprio ruolo. E i ruoli devono essere precisi e chiari. Quando i ruoli sono precisi e chiari, il teatro funziona. Sta di fatto che comunque il teatro Giuditta Pasta, questa stagione, diversamente dagli anni passati, ha avuto la sua prima positività. Quindi vuol dire che il teatro ha una logica, il teatro di Saronno ha una logica ben precisa e questa logica deve essere salvaguardata. Ripeto, tutto il resto per noi è zero. Noi ripartiamo da oggi. Quindi lasciatemi, vi ringrazio e scusatemi se mi sono dilungato un pochino in quello che è la preparazione della serata. Poi sicuramente ci saranno quelli che andranno molto più veloci di me per recuperare i tempi. Lasciatemi invece presentare chi mi accompagna in questo CDA. Due persone altamente professionali,
scelte, appunto perché il teatro deve avere delle professionalità all'interno della sua organizzazione. Qui alla mia destra ho Stefania Cito. Stefania Cito ha un'importantissima esperienza manageriale nei teatri milanesi, quindi una signora che sa quando parla che cosa sta dicendo, sa quando parla con gli artisti come deve parlare, come si deve comportare, sa come si deve programmare, e di conseguenza questo è sicuramente il valore aggiunto che avevo, di cui aveva bisogno questo teatro. Alla mia sinistra c'è Italo Corrado, una persona completamente diversa, laureato alle belle arti con voti pieni, ed è la parte artistica del teatro, quindi l'inventare qualcosa per cui il teatro abbia la novità. Queste sono le persone che sono state scelte per questo CDA, convintissimo che il lavoro che svolgeranno compatibilmente col loro tempo, perché comunque entrambe le persone, come Davos anch'io, abbiamo tutti quanti un lavoro e dedichiamo altro tempo al teatro, però sono certo che le loro competenze possono soltanto essere, non possono soltanto essere che un valore aggiunto per il teatro stesso. Quindi io le ringrazio fin d'ora. Stefano, non so se vuoi dire due parole, credo che sia giusto anche come presentazione. Prego. Sì, allora buonasera a tutti, io sono Stefania Cito e ringrazio il Presidente e i colleghi per avermi permesso di essere parte di questo CDA. È vero, mi occupo di teatro, sono un'organizzatrice, sono un tour manager, sono un assistente personale, mi occupo anche di progetti legati al teatro sia a livello nazionale che internazionale. La mia idea è che si ami e si comprenda il teatro come luogo di informazione, formazione e come luogo di aggregazione. Sono legata a questo teatro da tanto tempo perché diversi artisti con cui ho lavorato e con cui lavoro sono transitati da qui e saranno ancora ospiti nella prossima stagione. Quindi il mio augurio è di vedervi a teatro sempre e comunque, sempre partecipi e soddisfatti. Grazie. Grazie Stefania. E adesso due parole le lasciamo a Italo. Prego. Grazie Francesca. Buonasera a tutti, sono Italo Corrado e niente, sono contento perché dopo la bellezza di 27 anni finalmente sono riuscito ad avere realizzato il mio sogno. In quanto da bambino, io abito qua vicino a 8 km da Saronno, in un paesino che è famoso per i mazzi, a Monbello. E niente, mi avevano così detto che si apriva questo teatro nel 90 e il mio sogno era, per noi provinciali, andare al Giuditta Pasta come per un milanese andare alla Scala. E dopo 27 anni mi trovo qua e sono solo che fiero e onorato di tutto ciò. E devo dire grazie sia a Oscar, che ha avuto fiducia in me, e anche al sindaco Alessandro Fagioli di Saronno. E per quanto riguarda la mia esperienza teatrale, da 30 anni che vivo nel teatro, lo vivo come una seconda famiglia. Ho collaborato con artisti di un certo calibro come Vince Schiavelli, con dei registi importanti come Roberto Brivio. Ho fatto un po' di prosa, spettacolo, operetta, cabaret e come attore. E poi ho collaborato anche nel mondo della scenografia, perché mi sono laureato a Brera come scenografo e ho avuto modo di così iniziare un'esperienza scenografica nei teatri milanesi e anche quelli svizzeri. Cito alcuni come il Teatro di Milano con le 5 giornate di Milano e il Litta per le Mille e una Notte, e poi gli altri teatri un po', diciamo, sparsi per Milano sia come scenografo che come attore. Sono contento che mi è stata data questa possibilità, sono onorato e mi sento privilegiato, quindi non vedo l'ora di iniziare questa esperienza. Vi ringrazio e
queste sono le persone di cui un teatro ha bisogno. Non serve moltissimo. Okay, servono persone che lavorano, servono persone che siano sul pezzo costantemente per far funzionare il teatro. Ora, prima di presentarvi quello che è la stagione teatrale, bella, ricca secondo me, sempre secondo me però, è giusto che invece i padroni di casa facciano il loro saluto. Per primo io chiamerei il sindaco Fagioli, prego. Bene, buon pomeriggio a tutti. Oscar, mi incastrate sempre a fare i saluti, ma io sono in attesa di vedere la presentazione della stagione, penso come tutti i presenti in sala. Mi levo così un piccolo sassolino, sono 2 anni che sento dire, o leggo sulla stampa i titoloni, Fagioli vuol chiudere il teatro, ma sono due volte che vengo alla presentazione di una nuova stagione. Quindi la fondazione può aver avuto dei problemi nel suo passato, si stanno cercando di risolvere, ringrazio i membri del CDA che hanno accettato questo difficile incarico, ma il teatro va avanti, è una componente della città e quindi si va avanti. Potranno piacere alcuni spettacoli, come potranno piacere meno, questo io non entro nel merito della direzione artistica, l'importante è che la fondazione abbia i numeri per poter andare avanti con questo modello gestionale. Quindi viva il Teatro di Saronno, viva Giulietta Pasta. Grazie signor Sindaco. Adesso lasciamo dire 2 parole anche all'assessore alla cultura, la dottoressa Castelli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un primo applauso va a questo nuovo CDA molto coraggioso che sono sicura farà un buonissimo lavoro con tanti sacrifici, ahimè, però vi assicuro che ne vale la pena. Un grosso ringraziamento va soprattutto ai dipendenti e a tutti i ragazzi degli uffici del teatro con cui questo bel pubblico ha spesso a che fare e avete constatato di persona la gentilezza e la preparazione di questi ragazzi, quindi un grandissimo grazie a loro. Un grazie speciale va anche al pubblico che è affezionatissimo a questo teatro, luogo di cultura presentata sotto le varie sfaccettature, quindi danza, musica, prosa. Adesso abbiamo sentito anche che verrà introdotta qualche bella novità come l'arte e poi vabbè, insomma, qualche sorpresa che emergerà cammin facendo. Grazie a tutti e vi aspettiamo a teatro. Grazie.